Sardegna e vino, un binomio riconosciuto in tutto il mondo. Spiagge incantate, montagne incontaminate di granito, sconfinati campi e distese boschive, reperti archeologici, storici, la Sardegna è un'isola ricca di opportunità naturali. Una parte importante della vita agricola della regione è occupata dalla produzione vinicola, che comprende 17 DOC e una DOCG. Dal nord di Alghero fino alla zona sud di Cagliari, i vini sardi viaggiano in tutto il mondo. La Sardegna vive un periodo di trasformazione della sua geometria economica legata al vino, con l'arrivo sulla scena di capitali di grandi gruppi imprenditoriali che acquisiscono aziende. Da Terra Moretti, già Bellavista, che ha acquisito Selle e Mosca, oppure il gruppo Santa Margherita che ha puntato su Mesa e l'investimento da parte dell'imprenditore edile Massimo Ruggero sulla cantina Siddura. Ed infine il boss dell'industria dolciaria Giordano Emendatori che ha acquisito Masone Mannu, per citarne alcuni. Sull'isola si prevedono nuovi roboanti investimenti. Wine News ha deciso di mettere un po' di ordine nel panorama enoico ed imprenditoriale sardo, in un mix di artigiani, famiglie e grandi gruppi di aziende. Nuovi investitori che vengono qua in Sardegna per dimostrare a quest'Italia, come Made in Italy, che le diverse alternative per sviluppare su questo settore vengono attraverso il nome della Sardegna. Penso che sia un fattore molto positivo. Basta pensare soltanto al fattore commerciale, vuol dire che da questo momento diversi paesi racconteranno completamente qualcosa che riguarda la Sardegna, racconteranno dei suoi vini, reti commerciali già sviluppate come quelli di Selle Mosca, come quelli di Bellavista e come altre cantine come Santa Margherita, in questo caso nell'acquisizione di Mesa, racconteranno finalmente in tutto il mondo che esiste un'altra isola, esiste un altro posto che è quello della Sardegna. Obiettivamente oggi ognuno nel mercato va a cercare qualche cosa di diverso, va a cercare la nuova scoperta. Tutte quelle che fondamentalmente chiamano penalizzazioni, penalità riguardo alla Sardegna, penso che siano dei grandi vantaggi. Ognuno vorrebbe scoprire un mondo nuovo e questo mondo nuovo è proprio quello della Sardegna attraverso i suoi vitigni. Sicuramente porta la ricchezza. L'isola è stata abituata a essere dominata perché vista la sua ricchezza da secoli, quindi siamo abituati a avere queste presenze esterne che non hanno fatto che arricchire la complessità culturale della Sardegna. Quindi il fatto che questi grandi gruppi o aziende molto importanti a livello vinicolo vengano a lavorare in Sardegna, primo significa che vedono nella Sardegna grandi potenzialità. Questo è un riconoscimento anche a livello italiano, naturalmente, di quanto un'isola stia diventando importante. E secondo, penso che la loro l'esperienza in territori diversi, la loro genialità, il loro modo di essere diversi dai sardi, perché i sardi hanno molto spesso bisogno di essere un po' stimolati, cioè hanno bisogno di queste esperienze per contaminarsi, e da tutta questa contaminazione nascerà sicuramente qualcosa di buono per tutti. In un mondo globalizzato che corre forte, cresce la concorrenza sui mercati internazionali. Le fette di mercato da aggredire passano a doppio filo con la capacità che i territori hanno di costruire una propria narrazione. Tra marketing e comunicazione, a che punto è la Sardegna? È in grado di raccontare le tante singole eccellenze che la compongono o deve costruire il proprio brand sotto un unico nome, quello di Sardegna? Noi partiamo ancora da un unicum, come dici tu, quindi partiamo sempre da raccontare un'isola perché molto spesso non è conosciuta e la sua unicità in termini di storia, ma anche di ricchezza di tradizioni, di lingua, di costumi e naturalmente di ricchezza dal punto di vista vitivinicolo. La sfida negli anni è quella che finalmente riusciamo a saltare questa parte che racconti dell'isola intera perché si dà per assodata, per conosciuta, e invece parlare dei microterritori e della loro complessità all'interno di un'isola già molto complessa. Questo è un po' un sogno che io mi auguro di poter realizzare nel largo, vuol dire che avrò dato un piccolo aiuto a quest'isola nella conoscenza anche a livello internazionale. La bandiera della Sardegna è troppo grande, è troppo interessante e molto interessante per essere portata avanti da un nome come quello che cerchiamo di portare avanti ogni giorno, che è quello di Siddura, che nonostante tutto ciò come slogan parte come Sardegna in purezza. Penso che una buona funzione la debbano avere i consorzi, le aggregazioni, il gruppo, ma penso che ognuno di noi debba essere un po' più imprenditore, avere una visione diversa. In realtà ogni volta che andiamo all'estero
che ci approcciamo a questi mercati nuovi, ai nuovi buyer, nuovi importatori, come giustamente dicevano dei colleghi, bisogna impiegare troppo tempo per raccontare la localizzazione di questa piccola terra che è nel Mediterraneo, che non è la Sicilia, che non è vicino a Firenze, che non è vicino a Roma. Quindi bisogna dare una grande importanza, la grande opportunità che in questo momento danno i vini, e dare l'identità attraverso il nome della Sardegna e la sua geolocalizzazione. Per quello che riguarda il valore aggiunto, penso che sia intrinseco. C'è un grande valore aggiunto che arriva attraverso i vitigni autoctoni, che sono quelli della Sardegna, quindi un grande bagaglio culturale raccontato da questi vitigni, che raccontano un territorio inerente alla sua appartenenza. Ma soprattutto, come dicono i francesi, terroir. Ognuno di noi dovrebbe geolocalizzare, avere la sua mappatura e restringere il cerchio e la qualità, non nel confronto del vitigno, come si parlava stamattina, tra Cannonau, Grenache e Garnacha, no, ma il Cannonau di Sardegna geolocalizzato e creato in un punto unico, e in questo caso quello di Sidura, della sua vallata. Niente si può riprodurre, nonostante il vitigno sia lo stesso, si può spostarlo da un'altra parte, ma il gusto, la qualità, il microclima sarà completamente diverso. Qual è il modo migliore per raccontare la Sardegna enologica? Per quanto mi riguarda, ed è un'opinione molto personale, credo che la Sardegna, non avendo grandi produzioni intensive, cioè con produzioni paragonabili ad altre regioni italiane, ma sono normalmente produzioni molto limitate per effetto di tanti fattori del terreno, del clima, della scarsa piovosità, e credo appunto che la Sardegna migliore si possa esprimere puntando nettamente sulla qualità. Dobbiamo trascurare il fatto quantitativo e puntare decisamente sul fatto qualitativo, andando lì ad evidenziare quelle che sono le nostre peculiarità più importanti per tipicità e varietà legate al territorio. Questo è il concetto che io mi auguro che la Sardegna sposi e porti avanti in tutti i suoi aspetti nella produzione, per la rappresentazione migliore della Sardegna enologica. Ci vuole un'unione di cantine. Mentre prima era un po', si trovava un po' difficoltà a dialogare con le altre cantine, adesso con le diverse associazioni, noi facciamo parte sia di Movimento Vino e Turismo, sia di Agivi, che comunque sono associazioni che cercano di unire le cantine, perché alla fine le problematiche sono sempre le stesse, diciamo che uniscono tutte le cantine. L'obiettivo è quello di creare un movimento e promuovere il territorio. Una vera e propria attrazione per i grandi gruppi che hanno deciso di investire nell'isola. Dalla zona della Franciacorte è arrivato ormai 2 anni fa Vittorio Moretti, già patron di Bella Vista e Petra, acquisendo Sella e Mosca e cambiandone l'impianto produttivo, riducendo il numero di etichette e convertendo tutto al biologico e portando l'esperienza del metodo classico applicato al Turbato. Quali sono i punti di forza e di debolezza che lei vede nella Sardegna? Indubbiamente la Sardegna è un territorio particolare. Bisogna assolutamente valorizzare il terroir. Il terroir che non è il semplice territorio, ma è l'insieme di tutto quello che accade nel territorio, e naturalmente il vino che ne fa parte fa la prima parte del discorso, perché il vino proviene dall'uva, l'uva deve essere fatta e prodotta in maniera straordinaria se vogliamo avere dei vini importanti, e questo compone tutto il discorso terroir. Io penso che la Sardegna abbia potenzialità straordinarie per il fatto che sia un'isola, quindi isolata da determinate situazioni che in continente possono avvenire, e nello stesso tempo perché ha delle caratteristiche ormai millenarie nel discorso vino che sono straordinarie. Bisogna che tanti piccoli produttori, o la maggior parte di piccoli produttori, si mettono assieme, magari attraverso i consorzi che ci sono, per internazionalizzarsi, perché altrimenti, forse l'ho detto anche prima, il piccolo produttore non riesce da solo, perché le spese, i costi per girare il mondo, fare fiere, andare a visitare, sono enormi.
per aziendine che fanno mezzo milione, un milione o due milioni di fatturato. La mia idea è quella, appunto, ad esempio qui in Gallura, dove c'è questo vino che a mio avviso, lo ripeto, è uno dei migliori bianchi del mondo, unire quei 20-30 produttori e creare praticamente un'agenzia di vendita con una persona, due persone che girano il mondo e si portano indietro tutti i vermentini che ci sono qui in Gallura. Questo a mio avviso è il modo migliore, perché altrimenti il lavoro chi lo fa? Sono in grado di farlo le grosse aziende, tipo Argiolas, tipo le cantine del Cavalier Moretti o i grossi nomi che ci sono in Italia, ma le migliaia di piccoli e medi produttori non hanno grosse possibilità. Infatti io, che ho visto tante realtà vinicole, perché sto cercando ancora come dire, di fare qualche acquisizione nel settore, sono tutte aziende che sono con l'acqua alla gola. Ci sono un sacco di aziende in vendita, fanno un prodotto molto buono, ma non hanno le capacità, le spalle forti per questo prodotto andare in giro sul mercato a venderlo, perché quello che poi conta all'inizio, alla fine di tutto, è vendere. Se non vendi, puoi fare il prodotto più buono del mondo, puoi avere oro, ma se non sei capace di venderlo, l'oro ti rimane in magazzino. Cosa ha attratto gli investimenti sul territorio sardo? Ovvero, quando l'interesse di un territorio si trasforma in appeal sul mercato, ne esce un'ottima prospettiva finanziaria. A spiegarci il momento finanziario e il perché dell'arrivo di questi interessi è Lorenzo Terzi, esperto di finanza, economia e comunicazione del settore vinicolo, con uno sguardo al futuro della regione. Ambiente, paesaggio, qualità porta sicuramente a investitori del mondo dell'enologia europea e italiana a vedere questo territorio come un'opportunità. Lo dimostra la crescita di questi ultimi due o tre investimenti delle famiglie imprenditoriali che hanno investito in questo territorio, appunto anche per una prospettiva di biodiversità, due grandi vitigni autoctoni, diciamo vino bianco in particolare, il vermentino, ma soprattutto anche i rossi molto interessanti a livello locale e globale. La Sardegna ha grande attrattività anche sul piano della creazione di valore aggiunto, è abituata a creare valore aggiunto attraverso la metodologia che è stata generata dal fenomeno turistico, e il vino deve seguire questo fenomeno che è stato avviato. Sardegna andrà sempre a nord inteso di crescita, perché siamo davanti a proprietà di medio-piccola dimensione, tutte valorizzate appunto da una qualità ambientale e paesaggistica straordinaria, un microclima molto favorevole per fare qualità. La qualità si paga, modelli di successo di imprenditori, ne citiamo alcuni, Argiolas, i nuovi Siddura Surrao, gli storici Capichera, altre famiglie che hanno creato tanto da questa Sardegna e hanno trovato la forza oggi di trovare altri nuovi investitori come la famiglia Moretti su Selle Mosche, la famiglia Marzotto su Mesa e altri imprenditori porteranno sicuramente in un'ottica di visibilità. Tra l'altro è ormai noto che anche diciamo gruppi strutturati stanno valutando i temi di diversificazione di portafoglio di investimento in Sardegna. È una regione che ha una potenzialità in tutti i sensi e quindi non è una scoperta, ma sicuramente è una pagina nuova che si aprirà in termini di investitori, di finanza e di valore della produzione ampelografica di questo paese, che porterà sicuramente a una crescita sostenibile economica e finanziaria anche di questi territori. Nulla costerà più come prima, tutto costerà molto molto di più. Uno dei gioielli della Sardegna dal punto di vista turistico è la Costa Smeralda, la zona che si sviluppa intorno a Porto Cervo e Porto Rotondo e che ospita alcuni degli hotel e dei resort più esclusivi del mondo. Negli anni ha costruito un vero e proprio mito grazie al turismo di lusso. Come si può abbinare questo successo internazionale alla promozione del vino sardo? È possibile creare un brand che leghi Costa Smeralda e il vino di Sardegna? La Costa Smeralda è già brand di per sé, è molto
è molto più forte in determinati paesi il brand Costa Smeralda che purtroppo il brand Sardegna, e questo la dice lunga sul fatto che come Sardegna regione dobbiamo lavorare per essere tutti uniti e per parlare di Sardegna quando vendiamo e non delle singole subregioni che compongono l'isola. Per quanto riguarda il vino, il nostro intento è esattamente questo, è questo di creare una grande piattaforma internazionale in combinazione con i vari Wine and Food Festival mondiali, tra i quali quello americano o Miami e New York, per abbinare il brand Costa Smeralda e il brand Sardegna a tutti i maggiori brand che compongono tra l'altro l'isola, ma non come piccoli produttori, ma come Cannonau, Vermentino o piuttosto che oli e piuttosto che formaggi. Quando si vende un prodotto turistico non si vende una scatola vuota, non si vende un albergo, ma si vende una regione con tutto quello che poi c'è dietro. Quindi e noi comunque vendiamo il territorio in tutti i suoi contesti. Il vino è molto aristocratico, aiuta tantissimo, così come anche i prodotti agroalimentari. Quello che in questo momento dobbiamo fare è creare struttura, quindi unione, struttura, e fare in modo che il pacchetto vada oltre il mare e oltre il sole. Una Sardegna dunque in espansione in tutto il mondo. E per lo sguardo al futuro, su quale rotta inconsueta i sardi porteranno la bandiera con le quattro teste di Moro in campo bianco su una croce rossa? L'obiettivo prima di tutto è portare la bandiera sarda nel Made in Italy, assieme al Made in Italy. Questo è fondamentale. Essere troppo sardisti, troppo fieri di se stesso può essere anche uno svantaggio alcune volte. Quindi prima di tutto siamo sardi e italiani, siamo parte del Made in Italy, parte di questo prodotto culturale che racconta un bagaglio molto interessante come quello dell'enologia. Vabbè, l'isola di Taipei, di Taiwan con Taipei come capitale, secondo me è abbastanza sperduta ed è meraviglioso avere una fortissima presenza lì, perché è un'isola indipendente dalla Cina, quindi ha una storia molto simile alla nostra, un'isola felice, dove le persone invece sono diverse dalla Cina mainland, quindi un po' ci assomiglia con la Sardegna paragonata a tutta l'Italia. E poi vabbè, tutto quello che è il sud-est asiatico stiamo lavorando molto perché ci crediamo, pensiamo che sia il mercato del futuro, nonostante poi tutte le difficoltà che lavorare in quei mercati composta sia a livelli di tempo, sia di costi e sia di spendo di energie naturalmente. Mi farebbe molto piacere che domani, quando il mercato in Asia e soprattutto l'area cinese diventerà un paese di grande consumo di vino, ecco, possiamo essere presenti lì dal cantonese sino alle regioni più a nord della Cina.